uno spettacolo tra arte e natura. Un luogo dove il tempo si è fermato nell'affascinante architettura medievale. Questa è Villa Santa Lucia degli Abruzzi, suggestivo centro in provincia dell'Aquila, un piccolo gioiello nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso. Per la salubrità dell'aria, per la natura incontaminata che esplode in mille colori, Villa Santa Lucia è meta turistica, soprattutto estiva. All'inizio del 1900 una forte immigrazione fece spopolare questo territorio. Il paese è stato colpito dal sisma del 6 aprile del 2009. Tra le varie testimonianze di solidarietà, anche quella della comunità di Castrocelo, che con Villa Santa Lucia condivide la Santa Siracusana. Stiamo lottando disperatamente, però si spera che negli anni a venire, anche se ora il governo non ha messo quasi nessuna risorsa, si sente parlare sulla stampa di 4 miliardi di euro iniziali. Non facciamoci illusione, sono gli euro dei fondi FAS, dei fondi per lo sviluppo delle aree sottosviluppate. Quindi ce lo danno come terremoto, ma ce l'hanno tolto come fondo FAS, quindi ancora non vediamo una volontà politica decisa nel trovare le risorse per dare a tutti la possibilità di ricostruire la propria casa e quindi alle comunità di rivivere. E avevamo pensato con molta fondatezza appunto di questa possibile emarginazione dai grandi flussi magari di denaro, di fondi che sono stati riversati sull'Aquila, Paganica, Ion, eccetera. Chiesa Santa Lucia Vergine Martire. Adesso la santa l'abbiamo tolta, abbiamo messo tutti i santi dentro una stanza, tutti protetti nel senso per paura. L'unica statua rimasta diciamo all'interno che siamo riusciti a togliere quei vigili è Gesù Cristo, perché era molto pesante e là ci voleva un'impalcatura, perché volevano provare con le scale ma mi sono riusciti a portarlo giù perché era pesante. Questa è una parte della lesione, una piccolissima parte, ripeto, se uno va all'interno è lesionatissimo. Questa invece è la casa del parroco, era la casa del parroco. Quello è stato lesionato e l'abbiamo puntellato il mese di luglio. Sono caduti solai, molti solai sono qui, avevano dei solai a botte, no? A volta. Cioè, a nozze, così chiamati. Il momento che le pareti laterali sono spostate leggermente, sono bruciate e quindi ci sono questi danni. Era un campo di bocce e ormai non c'è più gente che frequenta questo sport. Allora... Dopo il sisma vi siete rifugiati qui, sì, mi dicevano. Difatti durante il sisma che è tutto qua, era l'unico locale che era sicuro. Quanto tempo siete rimasti? Due mesi. 6 giugno abbiamo chiuso il campo. Però ecco, fino al 6 giugno poi sono diminuite le persone. Alla fine eravamo una 30 persone. Poi non puoi anche costringerli a rientrare, perché il sindaco ti fa l'ordinanza ad aprile di chiusura al centro storico, perché poi man mano che vengono fatte le verifiche si ridà la giudicata.
Adesso c'è di San Nicola, una chiesa che abbiamo acquistato noi, un comune. Abbiamo chiesto intervento di beni culturali per il campanile che è pericolante. E ancora non vengono a puntellarlo. Bene. Ci avviciniamo. Sì. Devo venire i beni culturali a dare il consenso. Ma ci è mancato poco.